Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Francesco e finalmente oggi siamo di nuovo ritornati, sempre con Elettro. Sì. Se vi ricordate, siamo andati a visitare come SCP primo lo 049. Però indovinate chi c'è qua davanti alla porta? Lo 049. Sì, è in giro perché indovinate un po' che è successo? È successo un bel casinotto. È scappato e si vede che si è distrutta la cella e si è creata un'altra. Cioè, ce ne sono tante, però mi sa la sua si è distrutta ed è scappato. E ha seguito il nostro percorso, per forza, perché non c'era altra via d'uscita. E quindi oggi, allora, intanto. Ok, sì. Allora, innanzitutto, prima. Ah, sì, vero, giusto. La vedremo, la sperimenteremo quando riusciremo a trovare Sì. la sua cella. Allora, ovviamente, prima di iniziare, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun mio video. Iscrivetevi anche al canale di Elettro. Ok, adesso, allora, dove sta? Allora, è caduto giù da quello che so, cioè è sceso giù. Allora, dovrebbe. Adesso lo ammazziamo, Elettro, non me ne frega. Allora, dovrebbe stare. Mi sa se. Potrebbe essere che se n'è andato, eh. Mi sa se. Sì, ragazzi, vi assicuro, prima di registrare l'abbiamo visto, stava qua davanti a casa nostra. Cioè, ve lo giuriamo, stava qua davanti a casa nostra, si sentiva pure parlare. Infatti abbiamo aperto la porta e ha creato uno zombie di Elettro, l'ha ammazzato. Vabbè. Meglio per lui, guarda, perché se no lo ammazzavamo, guarda, ha fatto bene ad andarsene. Allora, sì, la cella di SCP-096 non si dovrebbe molto trovare lontano. Cioè, no, la cella di Speriamo SCP. di trovare lo Shagai, che io voglio vedere lo Shagai. Sì. Beh, perché mi sa oggi si tratta proprio di quello. Sì, ragazzi, perché quando io e Letter stavamo andando. Vi spoilerò. Quando io e Letter stavamo andando a cercare la cella, siamo caduti per sbaglio nella cella come degli scemi, come dei castori scemi. Però abbiamo visto, beh, scusate per lo spoiler, ma abbiamo visto la cella dello Shagai, che è proprio questa qua. Sì. Però non siamo entrati dentro, però ci sarà ovviamente sicuro il cubo di acciaio, come è proprio contenuto lui. Allora, come sempre l'acqua c'è, non c'è liquido strano come la serie di Lion, vabbè, buttiamoci, allora. Allora, keycard alla mano, si vede, ok, di qua l'entrata, di qua. Ok. Ecco, infatti 096. Sì, allora spieghiamo, ma vabbè, senti, vi abbiamo detto il numero 6. Allora, SCP-096 è molto famosissimo, è l'SCP più famoso, mi sa. È praticamente un uomo. Cioè, sì, il più famoso. Sì, esatto. Praticamente questo SCP è un uomo, una figura umanoide con la pelle molto pallida. Quest'uomo si chiama l'uomo timido, lo Shy Guy, che praticamente qualsiasi cosa lo guarda negli occhi, oppure se ci sono filmati, telecamere o qualcosa che rappresenta la sua faccia, tranne disegni, lui si arrabbierà e impazzirà, si arrabbierà molto. E finché non ti ucciderà, non si calma, perché vuole proprio uccidere la persona che l'ha guardato. E un'altra cosa, può correre a una velocità assurda ed è super fortissimo, super aggressivo. Sì. Km/h. E si dice anche che sia immortale. Si dice che sia immortale perché è sopravvissuto alla bomba nucleare. Sì. Quindi, Ci sono stati potrebbe. degli attacchi. Un'altra Ci sono cosa che stati c'è da dei dire dello test. Shagai, un'altra cosa che c'è da dire dello Shagai, però è poco considerato, è che praticamente tu, quando l'hai guardato in faccia, tu diventi SCP-096 Sì, Dash 1. Dash 1, che sarebbe la vittima che l'ha guardato. Ora, c'è un problema. Non possiamo entrare. È proprio come la situazione di Lion, che devono spaccare, uguale. Allora, ovviamente. C'è il cubo di acciaio. Allora, qua c'è una cesta, vediamo.
keycard di livello 5. Oh, ok. Scusa se l'ho preso io, poi te ne procureremo un'altra. L'importante. Ok, tanto lui non si dovrebbe arrabbiare. Minecraft, su Minecraft quando detto guardi Tokyo non mi Minecraft sembra. no, sulla vita Non reale ha senso sta cosa. Vabbè. Come possiamo vedere, aspetta, guardiamo bene da qua. È un cubo di acciaio, sì, come abbiamo capito. Che se, ovviamente dentro il suo cubo non ci sono zero telecamere, zero foto, perché perché non possono vedere la sua faccia. rilevare Sì. che lui c'è, è tipo un rilevatore di calore, una E si è cosa del stato detto anche genere. che se CP 096 si metteva sempre all'angolo della sua cella, è sempre l'angolino in cui lui stava sempre. Ci sono stati anche molti incidenti, ha spaccato il cubo, è successo un casino. Ok, apriamo la porta e facciamoci coraggio. Allora, intanto sentiamo i rumori, perché lui dovremmo sentire se si sposta da una parte all'altra. Non si sente niente. Ok, proviamo a spaccare un blocco, solo un blocchettino, solo un blocchettino. Spacco da qua e vieni da me. Oddio mio, non guardare, non guardare. L'ho spaccato Ok. proprio. È girato. Ho fatto una cavola. Oddio, non guardarlo, non guardarlo, non guardarlo. Non guardarlo, non guardarlo! Girati verso di me, girati verso di me, girati verso di me. Ho Sì, fa. Ma proprio di avanti, davanti ai suoi occhi li ho aperto. Apriamo da qua allora, apriamo da qua. Non guardare, girati, 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 non guardare, non guardare. Che non lo sto guardando. Guardiamoli solo. Allora, mettiamoci in F5, in F5. Non riesco a mettermi mi avvi. in F5, vabbè. Vabbè. Ok. Qua si vede attentamente com'è fatto. Ok, lo guarda, guarda che brutto, guarda che brutto. Ok. Non si sta. Siamo al bordo della visuale. Non sembra che si stia arrabbiando lui. Non parliamo È perché sennò. identico a quello di Lion, ti aspetto. Uguale, proprio, identico. È sempre brutto come al solito lui. Bene, l'abbiamo guardato e rimane il test pericoloso. Cioè, guardarlo in faccia. Allora, qua non dico che moriamo, ma moriamo proprio, perché lui dovrebbe spaccare i blocchi da quello che so. Ok, guardiamolo. Guardiamolo. Ma sta succedendo. Sembra tranquillo, eh? Salve. Ciao, ciao Shy Guy. Non sembra incavolarsi, eh? Arrabbiato! Ma che cavolo è successo? Perché sta tremando? Ragazzi, ma che sta succedendo? Si sta arrabbiando, sente da qua, si sente che si sta arrabbiando. Oddio mio. Oddio mio. Ma sta tremando tutto. Secondo me ci dobbiamo ammazzare, proviamo a suicidarci, eh. Aspetta, ho poca vita. No, adesso lui è uscito! Ho spaccato tutto sicuramente. Allora. Al mio tre guarda giù, eh. Guarda giù. Oh! Ti ha ucciso! Si è calmato, ha smesso di tremare tutto! Si è calmato! Allora eri tu quello che l'aveva guardato in faccia, no io. Però mi ha ammazzato pure a me perché si vede che mi sa, in quel momento l'avevo guardato pure io. No, è un bug, perché se vedi, Guardo lui ci giù. ha ucciso la magia, e tu ci ha Era un bug. Ok, lui è fuori dal cubo di acciaio, lo riesco a vedere bene da qua. Fortunatamente lui non si arrabbia attraverso il vetro, cosa che non ha di nuovo senso, e che non ha di nuovo senso, però lui si dovrebbe arrabbiare lo stesso perché non ha senso. Fortunatamente però, insomma, su Minecraft non si arrabbia, nei giochi là nella vita reale sì, si arrabbia. Ok, l'elettro intanto sta arrivando, gli apro la porta. apri. Sì. Cosa sembra la situazione in cui Chico non aveva la Omnicard. Ok. Livello 3. Sì. Allora, adesso secondo me per rimettere in gabbia dobbiamo Ok, aspetta. Mannaggia sto. Secondo me dobbiamo Ma si arrabbia. Allora, guarda giù, guarda giù, guarda giù, guarda. Aspetta.
Aspetta, guarda giù, non lo sto guardando. Guarda, ci sta fissando, ci sta fissando, ci sta seguendo con lo sguardo. Non si può, non lo posso. Bene, È incorporato. adesso però lo dobbiamo attaccare, cioè lo dobbiamo guardare veramente, perché prima non si è arrabbiato veramente. Cioè, io lo sto guardando. Si stai più chiaro. Può essere che si attiva, attacca. Oh, oddio! Non mi compare il tasto swipe card! Apri! Ecco! Madonna mia, Madonna mia. Oddio, è scappato. Oddio, ma è scappato dalla gabbia, non va bene, non va bene, non va bene. Devo evitarlo di guardare, Allora, abbiamo scoperto che lui si attiva di più attaccandolo. Si vede che a questo SCP 0 mi ha ucciso. Mi ha ucciso! Praticamente tutte le volte è come se si avesse alzato, ha mosso la schiena e mi ha ammazzato. Ucciso, madò. Madonna, però questo Shy Guy non ha un po' senso, cioè ti ammazza. Cioè, sì, non è che uno Shy Guy potenziato come abbiamo detto col dottore, perché il dottore, se ti ricordi, spawnava gli zombie. Allora, facciamo così. Io lo attacco e dopodiché. Però devi stare lontano perché c'è il bug Sì. che. Oddio mio! L'ho attaccato! Blocca qui, blocca qui! Mio Dio, come si muove? È proprio. Aspetta, blocca qui, blocca, aspetta, aspetta. Blocca, dobbiamo bloccare sta via! Veloce! Oddio mio, veloce! Corri, 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 corri! Ok, non ho spaccato il muro, eh! Adesso dobbiamo provare ad ammazzarlo! Dobbiamo provare ad ammazzarlo! Mi sa, c'è un botto, secondo me c'è un botto di vita, c'è un botto di vita. Perché un botto per ammazzarlo ci deve essere per forza, cioè Lion con la spada di Telekin l'ha ammazzato, figuriamoci. Allora. Ok, l'ho attaccato, avanti, muori, muori schifoso, guardalo come incacchiato. Muori schifoso, muori, avanti. Secondo me, ahia, mi hai preso a me. Secondo me è un botto di vita, è impossibile da uccidere. No, con la spada di Telekill muore di sicuro. La sua di sicuro. Ah, e mi ha ammazzato. Si è calmato però. Poi cercheremo di trovare la spada di Telekill, di trovare almeno la sua cella. E andiamo nella cella dello Shy Guy, lo dobbiamo provare per forza ad attaccare, perché se questo viene a casa nostra ci distrugge e spacca tutto, ci distrugge e ci Ma spacca secondo me tutto. la prossima volta che Potrebbe essere, se torneremo siamo fortunati qui. possiamo trovare la spada di Telekill, se siamo fortunati. Ecco, ti ha ammazzato. Mi ha ucciso. Però se noti, quando tu ti avvicini a lui, fa un movimento con la spalla, quindi è come se si alzasse velocemente da non notare che sembra che non si alzasse, e poi ti attaccasse subito, capito? Quando non te ne accorgi. Fa un movimento con la spalla, che si sta alzando. Cioè, muove tutte le vertebre, Che schifo poi però, non toglie parli. le mani, corre veloce. Sì. E poi quando erai arrabbiato, aveva la bocca aperta. Sì, beh, proprio come quello di Lion. Sì, però quando, sempre quando era incazzato, quello là stava seduto. Aspetta, però noi a casa abbiamo vicino della lava. Quindi se lo buttassimo nella lava, potrebbe essere che muori, cioè potrebbe morire. Sì, dovremmo provare. Allora, facciamo un'ultima cosa. Adesso lo portiamo nel cubo,
No, bugia, lo spostiamo. Tanto ragazzi, sappiamo come spostarlo. Io e Littro abbiamo trovato un altro metodo, intanto che prima di registrare. Ok, corri Littro, lo spostiamo dentro casa, lo spostiamo dentro casa. Inizia a... Dentro casa. Sì, inizia... Cioè, no, nella lava, inizia a fare il buco. A dopo ragazzi, taglio veloce, scappo, taglio... Ok, Littro, ci siamo. L'abbiamo spostato, ok. Ok, adesso però è arrivato il momento di... Oddio, come... Aspetta, li dobbiamo spaccare i blocchi sotto. Oddio! No! Ok, lo butto veloce. Ok, è caduto nella lava. Ma che momenti fa? Oddio! Oddio! L'ho buttato nella lava, vieni. Ma che ca... che cavolo! Oh! Ti ho ucciso! Come? Lui sta prendendo intanto da non... Aspetti, aiuto, ammazzalo, aspetta, ecco ragazzi, di questo dott del dottore stavamo parlando. Apri le porte, riesci ad aprire le porte, ok, l'ammazzo. Aia, mi ha ammazzato, è fortissimo. Aspetta, ma lo shiga che fine ha fatto? Lo shiga sta prendendo danno dalla lava, da quanto vedo. Allora, se il prossimo video non troviamo la telekill, e se però se il prossimo video non riusciamo a trovare la telekill, però mi sa troviamo il ghiaccio rosso, se lo troviamo, glielo possiamo piazzare sullo Shy Guy. E mi sa fa la stessa fine che ha fatto lo Shy Guy di Lion, che muore. È ancora arrabbiato, è ancora arrabbiato. Però la faccia la calma, vedi? Perché è arrabbiato con me, lui vuole me. Intanto lo picchio con la spada. Muori, maledetto! Perché non muori? Devi ammazzarlo. Intanto lui si sta ancora arrabbiando. Aspetta. Allora, senti, se lui non muore, fa niente. Lui lo lasciamo qua. Poi quando morirà... Aia, si urla. Quando morirà, morirà. Sempre se morirà. Ok, il dottore, eccolo. Il dottore. Ok, avanti. Vieni. Per fortuna tengo la spada in ferro. Il dottore è troppo forte. Molta vita. Oh, io lo lascio. Non Senti, lo lontano. possiamo buttare pure lui però nella lava. Anche lui, giusto. Ok, lo sappiamo allora come attirarlo. Sappiamo allora come attirarlo. Tanto lui si può spostare, lo possiamo pure picchiare un sacco, quindi lo possiamo spostare lui. No, ma lui può morire direttamente perché, cioè, se lo scegliai è stato aggredito. Potrebbe essere che se tipo si facesse una Non battaglia. c'è che è morto! È morto veramente, Sì, non c'è più qua nella lava. eh? Non è che ha scavato, se n'è scappato, ma mi sta cercando. No, Oddio, non c'è. spero. È vivo! Si è risanato Si è arrabbiato, però l'hai fatto arrabbiare. Ok, aspetta, attiro il dottore nella lava. È scappato, aspetta. È morto! Oh, ma è caduto! Ok, aspetta, spingiamo pure lui nella caverna! Ah no, si è calmato! No, il dottore è morto perché quando lo Shegai è stato aggressivo, ho notato Sì, è morto, l'ho visto pure le entità si stanno avvicinando io. qui. Si è arrabbiato! Spaccali, falli in modo che non possa io, aspetta! Ok, l'hai fatto calmare. Però noi ce ne dobbiamo liberare di sto maledetto. Eccolo, guardatelo, ho fatto la cacchiata, ho fatto la cacchiata. Aspetta, gli creo un modo che non può salire lui, aspetta. Faccio così. Ok, no, lui non può più salire. Cioè, in teoria, non c'è nessuna scala che lo può portare su. Allora, speriamo. Vediamo. Aia.
Ok, no, non riesce a salire. Non riesce a salire. Oddio. Mi è saltato addosso un altro. Sta sotto di me. Mi è salito sopra. Per poco mi ammazzava. Intanto lo sto cercando di ammazzare con la spada, ma tanto non ci muore. Vabbè. Oddio, corro. Aiuto, mi stai inseguendo. Aiuto. Aiuto. Ce l'ho dietro. Mamma mia. No, sono caduto dentro l'acqua, sono morto. Aiuto. Mi ha ammazzato, Ma continua. A arrabbiarsi. Va bene, niente, abbiamo uno shagai. Davanti a casa, però non va bene davanti a casa. Allora, spero che lui non sappia nuotare, che affonda e affoga, prende danno. Vabbè, intanto mi hai letto, è tippato. Consiglio, tocca il letto arancione. Sì, perché noi, difatti, come vedete, ragazzi, noi spawniamo sempre fuori, ma niente. No, io spawno dentro, tu No, spawni io spawno fuori. fuori. Vabbè, ragazzi, che dire? Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi al mio canale, attivando la campanella, iscrivetevi anche al canale di Elettro, Grazie. attivando pure lui la campanellina. E noi, ragazzi, intanto troveremo anche un... Vediamo. Sì, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi!